detto Berlusconi. No, io non lo posso giudicare per il modo in cui governa la Calabria, perché francamente dovrei dire che per quanto più o meno conosca la regione sarebbe preso un posto. Peppe Scopelliti è uno dei tanti, per usare già due giornalisti, colonnelli. Io invito Scopelliti e gli altri colonnelli a dire a se stessi: siete contenti del generale che avete adesso o forse del generale con cui stavate prima? Io sono stato felice della candidatura di Rosanna Scopelliti, spero venga eletta, perché in ogni caso è una persona pulita ed è un simbolo, tutti sanno chi era il papà. Poi certo, mi ha colpito molto che si sia candidata col PDL, ma io non è che giudico una persona negativamente, se ho il piacere di conoscerla e di stimarla, non è che lo giudico negativamente perché frequenta una cattiva compagnia, diciamo così, no? Evidentemente, diciamo che la giovane età, io stimavo e stimo Angela Nastri, donna coraggiosa, donna certamente onesta, ma chi la conosce lo sa, estremamente sospettosa, estremamente diffidente, negli ultimi tempi del tutto incapace di fare gioco di squadra, di aggregare, molto autoreferenziale, negli ultimi tempi sostanzialmente isolata. E nessuno l'ha mandata via, a un certo punto lei se n'è andata. La stima c'era prima, rimane adesso, ma o anche con quelle considerazioni che ho fatto, messo in evidenza come il primo dovere dei dirigenti politici è anche quello di cercare di aggregare, perlomeno, insomma, no? di lavorare aprendo le porte, non soltanto affermando principi e valori, ma poi chiudendosi in qualche modo in se stesso. Grazie. Grazie a tutti.